Sempre molto sentita la patronale di Ozenia. Sì, anche quest'anno è stata molto partecipata e abbiamo iniziato venerdì sera con l'apertura del banco di beneficenza e con l'apertura del padiglione gastronomico curato dalla Proloco, ma di questo ve ne parlerà meglio Federico dopo. Io invece voglio così dirvi qualcosa su ieri sera. Abbiamo avuto il concerto della banda musicale che è stato molto seguito, c'è stata molta partecipazione con le maggiorette e la banda che hanno sfilato per il paese, e oggi abbiamo iniziato la giornata con la messa e la processione, dove anche c'è stata la partecipazione dei sindaci dei paesi limitrofi. Ed è venuto in questa occasione anche un rappresentante del comune di Ginestra degli Schiavoni, che è il comune con cui ci siamo gemellati nel mese di luglio, e hanno voluto anche loro appunto condividere questo momento di nostra festa di patronale. Una bella festa organizzata in collaborazione con la Proloco, che quest'anno ha voluto mettere il padiglione addirittura nel vecchio castello. Sì, io parlo sia a nome del comune, essendo consigliere, che della Proloco, quale sono segretario, con il grande presidente Adriano Carpino. Siamo riusciti, dopo anni di tentativi, ad avere l'area cortilizia del castello, che però è un segno di vanto, perché comunque in Piemonte è pieno di castelli, il nostro è uno dei più belli, e ci sembrava brutto non approfittare di questa zona così, così bella. Ed è stato un successo, perché poi alla fine venerdì sera con Midnight abbiamo dato da mangiare, c'è stato un buon numero di persone, ieri sera Piero Show, Liscio, sempre con lo stand gastronomico. Oggi rinfresco organizzato dalla Proloco per il comune, domani ci sarà la bagna cauda, domani sera, che è sempre un gran successo, la faremo noi della Proloco, e non per il primo anno, è stato uno degli anni che ho visto collaborare di più gli enti. C'è stata una bella collaborazione tra noi, lo Zegna Calcio, il gruppo Anziani, l'AIB, che oggi ringraziamo, il gruppo Anziani, certo. Quindi la collaborazione di loro per noi è un grande evento. È molto importante la collaborazione anche con l'AIB, che fa il servizio d'ordine. Il banco di beneficenza dalla società operaia, che è ricavato, andrà a Candiolo, quindi non è una cosa molto importante. E niente, noi siamo contenti perché si è lavorato bene, gli amministratori sono contenti. Ringraziamo tutti i sindaci che oggi hanno partecipato al nostro rinfresco, al consigliere Claudio Leone, regionale Claudio Leone, e quindi niente, noi siamo contentissimi. C'è soddisfazione dopo giorni e giorni di lavoro a montare il capannone, a preparare la cucina. C'è soddisfazione a vedere la gente che è contenta e ci dice siete organizzati bene. Per noi è quello, la Proloco vuol dire tanto. Comunque voglio fare solo dei ringraziamenti a tutti quelli che ci danno una mano fuori e dentro la Proloco. Voglio fare un ringraziamento personale a Federico, perché è quello che, come burocraticamente per il castello, per tutto è quello che si deve fare, quindi lo ringrazio io personalmente e penso a tutto il direttivo della Proloco. Un ringraziamento speciale ovviamente oltre a tutta l'amministrazione, il sindaco, il vice sindaco, l'assessore, tutti i consiglieri, va anche ai funzionari, il vigile che ci ha dato una grossa mano, Cristina, e a Sergio, che è il valore aggiunto assieme a tutta la giunta per l'organizzazione di queste feste. Grazie mille.